La mia nave! Mia moglie! Ciao, Vincent! Tu! Come ti chiami? Arrigo Cornelius Falustro, per servirti. Arrigo, mi ricorderò di te! Non ti dimenticare di me! Mai! Voglio raccontarvi un momento in un luogo molto più lontano da quello in cui i nostri personaggi si trovano. E diciamo che siamo nel pianeta Tifone, dove appunto la Navigavia solca tutto l'oceano della Terra, quasi composta per intero d'acqua. E le due lune sul cielo illuminano un luogo fatto interamente di pezzi di nave, tutti collegati tra di loro, quasi a fare un'enorme città. È strana, è una struttura che non si vede da nessuna parte, ma solo per chi è esperto nel mondo Navigavia sa del luogo di cui stiamo parlando, ma non è il luogo la parte importante, è quello che sta avvenendo all'interno di una piccola taverna, dove dalla finestra, illuminata dalle luci di piccole lanterne all'interno del locale, c'è un casino incredibile. Tavoli che saltano, gente che grida, che si prendono a pugni, ma tutti ridono, non è una vera e propria rissa. Sembra che sia una consuetudine nel luogo. E ad un tratto dei passi che sono seguiti prima da un tonfo profondo e poi da un passo di uno stivale. E tutti improvvisamente si fermano, si bloccano, si girano tutti verso la posizione di una figura che è appena entrata all'interno della taverna. Un uomo con un enorme tricorno e un giaccone che copre quasi per intero tutta la sua figura entra all'interno e tutti si ammutoliscono, si rimettono a posto, quasi si aggiustano anche dell'eventuale forma che stanno avendo di fronte alla figura che entra. Lui si siede, si guarda intorno. Ho per caso detto di smettere di fare casino? No! E cominciano tutti quanti, riprendono a darsi pugni. E una persona sale sopra il tavolo della figura, questo lo prende, lo lancia fuori dalla finestra. Poi si mette lì, si aggiutta, prende il suo rum, si versa un bicchierino e se lo beve. E una donna molto muscolosa si ferma accanto a questa figura. Capitano, potrebbe allietarci con uno dei suoi racconti? Certo! Oggi vi voglio raccontare, e tutti quanti si fermano improvvisamente di nuovo, della mia avventura nell'isola del Teschio. E prende una mappa, la mette sopra il tavolo e un coltello si infilza sul tavolo a bloccare la mappa. In quest'isola si racconta ci siano creature incredibili, gigantesche, che normalmente le vedremo in una dimensione circa di un metro. Le piccole scimmia polipo, ma lì ce n'è una diversa dalle altre. La donna muscolosa lì, ma finiscila! L'uomo si alza di botto, prende la ragazza. Stai per caso cercando di farmi fare la figura del bugiardo che potesse il grillo mannaro uccidermi ora qui sul posto? La donna è tutta tremolante, si rimette lì e quando si risiede al tavolo, insieme al rumore metallico delle sue vesti, andiamo in un altro luogo e hanno lo stesso rumore, ma questa volta il metallo non è dato dalle armi e dalla sciabola del nostro capitano, ma è dato dal ferro delle celle all'interno di un'enorme nave, la King's Chain. Una nave che ha il compito di trasportare tutti quelli che sono i detenuti dalle varie isole più sperdute verso zone di detenzione maggiori. E direi di cominciare dalla nostra Lara. Lara, tu praticamente non stai qua a spiegare il motivo per cui sei finito in prigione, probabilmente lo scopriremo nel momento in cui andremo all'avventura, ma tu sei in questo momento incatenata e ti stanno tenendo con quello che sembra un'enorme asta di metallo con un cerchio di ferro che blocca il tuo collo e ti tiene lontano. Vai avanti, vai nella tua cella. Allora, io sono una ragazzina, avrò tipo 17-18 anni e ho un fisico anche abbastanza minuto, però un minuto muscoloso, per intenderci, con i capelli
argentati quasi, lunga cicatrice sul volto. Non sembro particolarmente turbata da questi, però in questo momento mi sembra giusto fare quello che dicono. Sì, sì, non c'è bisogno che insisti, ci vado nella cella, almeno sto seduta là. Sì, sì, tutti così dicono. E poi, alla prima occasione che avete, mi trovo un bel coltello all'interno del braccio. Certo, certo, vai, vai, camminali. Ti accompagnano verso la tua cella, che è verso il fondo della nave. E mentre stai arrivando nella tua cella, noti che l'ultima in fondo, la più dimenticata, che però è accanto alla tua, c'è qualcosa di strano. C'è una specie di figura tutta... c'è qualcosa che è tutto attorcigliato come un salame, girato al contrario, con la testa dentro un secchio. Quello è uno di quelli che ti ha infilato un coltello nel braccio? Quello è la peggior specie. Quella persona ha fatto cose orribili. E tipo di... che cosa ha fatto? Si guarda tra di loro. Ha fatto cose che il capitano ha chiesto che non vengano dette. Vabbè, è andato con sua moglie. Io faccio... faccio sì con la testa, proprio con aria molto seria. Però se mi dici cosa... te lo posso tenere d'occhio, sto accanto a lui, almeno, sai. Ah, così tu fermi la... non lo so, vuoi andare anche su al posto mio? Perché no? Ah, certo, aspetta che ti devo... no, vai dentro, ti prende e ti spinge all'interno della tua cella. Allora, ma quando si mangia? Già hai cominciato, cioè neanche hai fatto... hai conosciuto i tuoi compagni, già, perché quando si mangia? Andiamo a prendere l'altro, eh? Arrigo, arrivi tu. E vieni prima, ovviamente eri prima incatenato, dopodiché ti hanno messo lo stesso cappio e ti stanno facendo scendere anche a te per le scale. Io sono praticamente quest'uomo molto alto, circa quasi 2 metri, con la pelle abbastanza scura, bruciata dal sole, pieno di tatuaggi sulle braccia, un barbone abbastanza folto, okay. Nero, sale e pepe, diciamo, i capelli lunghi, molto scarmigliati. E un sacco di matita nera sugli occhi, che però si è completamente andata a disgregare, quindi sono tipo è arrivata qua sta matita praticamente. Sì. Dovete ringraziare che io sono in questo stato, e quando mi libererò, ve lo giuro, quando vi libererò vi distruggerò la vita a voi e alle vostre madri. Sì. Ehi, ma mia madre è tipo, si guardano. Ma poverina, sua madre è malata. Io, mia madre sta male. Sei cattivo. Ok, mi scuso. Allora, non a tua madre. Oh, veramente. Hai un fratello? Sì, ho un fratello. Allora tuo fratello. Va bene. Vedi, ti portano, cominciano a portarti giù, a tirarti, ovviamente sempre con queste enormi cappie di metallo, e cominciano a tirarti e ti mettono, ti portano di fronte a quella che è la gabbia di Lara. E anche tu, ovviamente, dato che vi portano entrambi nelle celle finali, trovi sempre questo enorme salame appeso con la testa dentro un tino di pieno d'acqua. Ma chi è quello? È sempre le stesse domande, e ce ne abbiamo, e dobbiamo portare altri due. Ma che palle! E tipo, ti mettono dentro e cominciano anche a te a punzecchiarti con le lance. Ma io mi aspettavo almeno 6 persone, per questo è più grosso. E dove vuoi che vada? Come minimo 6 persone! Voi mi state sottovalutando e umiliando! Fate schifo! Sì, sì! Hai ragione. Certo! Tolgono le catene dal tuo collo e tirano via, chiudendo tutto alle spalle. Ora, sì, è proprio il momento... No, prendiamo l'altro intanto! Intanto chiedigli quando si mangia. Scusate, voi! Quando si mangia? Ora vi portiamo il pesce, tranquilli, ora vi portiamo il pesce. Qua vi trattiamo bene. E tutti cominciano a ridere, salgono sopra. E non sopra, sentite tipo casino, gente... fermo! Fermo tu! Vi aspettate tutti che entra qualcosa di enorme. Ma in realtà entra ciabatta. Stiamo cercando un posto appartato, signori? No. No, perché sai, con questo collare... Eh? Che lavoro di merda. Io lo so che ho sbagliato, dovevo accettare le miniere. Ma presente a John Cook che mi hanno chiesto di prendere l'immondizia. Quello dovevo fare, no? Perché non l'hai fatto? Era il tuo sogno? Sempre di stare con l'immondizia come a voi e continuare a tirare. Cosa?
comincia a tirarti e ti mette nella stessa cella di Lara. E quindi ciabatte ti mettono all'interno della gabbia. Scusi, dimmi. Quando si mangia? Oh! Ma senta, ti porto nel pesce. Va bene, no, non mi vuoi dare a mangiare, va bene. No, il pesce. No. Non esiste. Allora, ciabatte è un... non lo so, è presente un comodino. E sono venuto qua, o mi avete portato qua, o mi sono trasportato qua, o sono annegato qua, non mi ricordo esattamente. Ma avevo portato con me un oggetto di estremo valore. Non è che voi l'avete visto per caso? Le guardie già stanno andando già. Scusi! Raccontalo alla ragazzina! Scusi! E nel mentre, dall'entrata dalla quale siete entrati voi tre, fermo! E vedete due persone che stanno scendendo dalla scala con altri due cappi di metallo che stanno tenendo le braccia di una figura che piano piano sta scendendo per le scale. Runo ha un aspetto abbastanza distintivo, dato che appunto è un uomo pesce squalo martello, e quindi è anche fisicamente abbastanza strano perché è alto, però non è tanto possente, cioè ha un fisico piuttosto in realtà snello, però appunto ha la testa da squalo martello, quindi c'è questo martello qui che lo vedete quando passa vicino alle celle, ogni tanto piega la testa perché il corridoio immagino sarà stretto, e in realtà lui non oppone tanta resistenza, in realtà anche se loro stanno facendo tutti questi versi, lui è abbastanza tranquillo, guarda dentro le celle, sa di essere una roba un po' inusuale e quindi sorride agli altri carcerati e mentre cammina guarda una delle guardie. Senti, per non farci perdere tempo più tardi, le mie cose sono qui da qualche parte, vero? Sì, le abbiamo confiscate! Ma anche se è vero, in realtà sembra che tipo stiano spingendo Runo così a caso, cioè non è enorme, però sembra che hanno tanta paura di questo personaggio, probabilmente perché non hanno mai visto un uomo pesce. E ti spingono per entrare verso quella in fondo, e anche tu ti accorgi di questa enorme figura completamente appesa che sta ciondolando, però con la testa dentro un tino. Ah, ma sapevate già del mio arrivo? Mi avete messo a marinare il pranzo? Sì, proprio, ma che lo puoi fare? Penso che il capitano non ti dirà niente se sparisce il tipo. Però, le leggende raccontano che sia immortale, eh? Io un attimo tipo scorgo la testa per guardare, tipo... Ma chi? Il tipo? Il tipo. E mentre aprono la cella, danno... Danno tipo una pacca al tipo appeso. Ma scusate, ma perché a lui di dare le cose e a noi no? Ma cos'è? Non mi dai le pacche? Entra e tipo fanno entrare l'uomo pesce all'interno della gabbia. Posso avere il mio sole lavandini? Scusa, ma era lui il pesce che ci dovevi portare da mangiare? Sì, proprio lui. Non è una battuta divertente, non si mangiano le cose che parlano. E lo dico molto seriamente. E soprattutto, non so se avete presente la catena alimentare, squalo mangia uomo. Io sono confuso. Mi guardo intorno. Uomo te lo puoi mangiare, io donna. Io vorrei il mio stura lavandini. Bruno, tu ti trovi accanto a questo enorme bozzolo pieno di corde, strette bene, e la testa di questa roba dentro il tino, e guardando bene... E pish. Io guardo il mio compagno di cella, ciabatta, e mi presento e dico, io sono Lara comunque. Ciabatta, per gli amici sono ciabatta. Ah, è un bel nome, ciabatta. Grazie, l'ho scelto io. Allora, perché sei finita qui? È un errore giudiziario, ti giuro che io non c'entro niente con quell'orfanotrofio. E con quell'incendio. Non lo so, che si dice in questi casi? Sentite, io mi avvicino tipo e mi metto con le braccia fuori dalle barre della cella. Ma se provassimo a scappare? Come si fa in questi casi? Chi lo tira il salame giù? Hey,
Sì, secondo me dovremmo tirarlo giù. Io guardo Runo e gli dico, come posso chiamarti? Semplicemente Runo. Ok, Runo. Lara, questo è Ciabatta, è quello, e indico Arrigo senza sapere come si chiama. Arrigo. Arrigo. Anch'io, se vi dico il mio nome, rimaniamo qui per due notti. Ma Arrigo è bellissimo. Sono perché non provi a vedere se è vivo? Cioè, o se semplicemente fa le bolle da morto? Fai due bolle se è vero quello che hanno detto le guardie. Ha fatto due bolle. Sai come uscire? Fai due bolle per rispondere sì. Quante cazzo erano? Vi le raccontate? Ma le fai di nuovo? Secondo me erano 4 o 5. Sì, secondo me quindi fa molto come uscire. Sì, è preparato. Io non vorrei provare a tirarlo giù. Oh, ti prego, non ce la faccio a vederlo così. Mangialo o tiralo giù. Ti prego, te lo mangi, voglio vedere come può sopravvivere. No, ragazzi, non è il tipo di marinatura che piace a me questo. Capisco. Mi sembra preparato, ha tante cose da dire, dai. Ma quel tino è piscio. Oppure te, vedila come vuoi. Lo vede il salame. Tipo, io non lo vedo. Una volta che l'avrò liberato, chiedili se era il tè o la pesca. Per me era limonata. Runo, ti accorgi comunque che c'è tipo una pergamena con alcune puntine di ferro attaccate con scritto non rimuovere. Vabbè, ma io dentro in me penso, chiaramente non mi hanno messo qui dentro perché finora ho seguito quello che mi dicevano di fare, quindi... Perfetto. Allora, spottando e liberando la figura dal tino di piscio, ti accorgi che quando lo tiri su, a parte la faccia che sembra tipo di una persona che è stata da tanto tempo all'interno di un liquido, ti accorgi che ha dei tatuaggi luminosi intorno al viso, e quando lo tiri fuori questi tatuaggi si spengono. Buongiorno, principessa. Ah, Cibaldo, dove cazzo sei? E tu chi cazzo sei? E tu chi cazzo sei? L'ho detto prima io, chi cazzo sei tu? Ciabatta, tu chi cazzo sei? Io spiego, dico, è una leggenda, una persona che è stata messa là dentro perché era tipo leggendaria. Ma del piscio? Questo m'hanno detto. Dalle stelle al piscio, si dice così. Ma era piscio o era limonata? Sì. Dalle stelle al piscio, porca di quella merda. No, era piscio, non era merda. Sì, era piscio. Ma schifo. Ma tuo? Non ho queste abilità ancora di pisciarmi nel catino da solo. Però ovviamente è diventato un po' tempo a Tessalingio, quindi prima o poi avrei dovuto pisciare. Comunque tutto bene? Può andare meglio tra poco. Voi, ripeto, chi siete? Ciabatta, tu chi sei? Io sono il capitano Ziggy. E dov'è la tua nave? Un capitano ha una nave. Certo, assolutamente. Dov'è? Magari è un capitano di fanteria. Mi staranno cercando, credo, spero. Avete visto Archibald? Chi cazzo è Archibald? Il mio secondo. È il secondo capitano? È alto, con la barba... No, è un lui? Ah, no, no. I papà sono passati di moda? Non so, gli ho chiesto un favore, cazzo, di mordermi quelle cazzo di corde e non l'ha fatto. Un favore gli ho chiesto, uno. Non si può contare mai su nessuno. E voi anche che cazzo di Dorica. Errore giudiziario. Ah, anche con me. Sì. Ammutinamento. Ma tu eri l'ammutinato o l'ammutinante? O il mutante. Io ero... cioè... io ero quello che ha subito l'ammutinamento. Oh, che sfiga. Sì, brutte cose. Beh, quindi sei libera, puoi entrare nella mia ciurma. Ma è un colloquio di lavoro? Scusa, ti abbiamo fatto di merda. Scusa, lui ti ha appena liberato da un barile di piscio. Certo, prendi, quindi puoi entrare anche lui nella mia ciurma. Ma quale ciurma? La ciurma dei pirati di Ziggy. Beh, questa potrebbe diventare la tua nave. Ah, sì, assolutamente. La prendiamo? Nessuna lavandini. Se mi giurate che prendiamo questa nave, vi giuro che entro a far parte anche dei pirati di Ziggy, va bene? Ok, ti giuro che recupereremo quello stro lavandini. Fantastico. E che prenderemo questa nave. Ah, ma devo dimenticare gli stronzi che sono qua dentro, quindi assolutamente sì. E tu, Runo, cosa hai fatto? Giusto per sapere se anche tu sei un errore giudiziario o se hai marinato qualcuno. Chiaramente razzismo. Assolutamente. Non è vero. Aspetto. Marco, io ho un oggetto speciale.
È oggetto distintivo, okay, tra i miei vantaggi. È presente quei coltelli a serramanico, che sono molto piccoli, poi con un click diventano tipo lunghi, tipo daga. Che fai proprio click, gira la lama e sopra c'è scritto piccolo libertà. Quindi vuoi provare a scattinare la porta? Sì. Posso dirti che magari cerco tipo un punto debole nel lucchetto con notare, cerco di rompere il lucchetto a questo punto. Tirami allora tranquillamente in grazia e notare, va bene. Guardo ciabatta e gli dico, mi tieni ferma la porta mentre faccio saltare sto coso? Lo so fare. Ok, quindi perdere la mano devi spendere un punto eroe. Ok. Tre dadi in più. Ok. E quindi tiro 8 di 10. Ok, vado. Quattro successi. Quindi tipo arrivo fuori e trovo un pezzo di metallo tipo piede di porco, che magari è meglio. Ok, per... sì. Vabbè, quindi tu, Lara e ciabatta, aprire la porta, vedi, di fronte a voilà, levare le gabbie. Brava ciurma, ora liberate il capitano. E ora liberiamo tutti. E vado nella ciurma di fronte alla mia, che penso sia la sua. Sì. Perché io tipo guardavo lui di fronte. Sì, quello di Arrigo, sì. E piglio sto piede di porco e cerco di forzare proprio col piede di porco, quindi di forza bruta questa volta. Ok, in quel caso tu ti appunto devi andare di vigore e atletica, sì. Allora, vigore più atletica, c'ho 7. Ho fatto 2 successi. Stai per aprire quella che è la gabbia, senti il metallo, ma succede che stai facendo un casino incredibile. Spacco tutto perché non sono molto intelligente. Proprio posso dire che rimbomba per tutto la zona di detenzione. Ma c'è mio pure, tipo, cioè dico parolacce ad alta voce, quindi non... No, senti, Lara, io capisco che tu mi voglia aiutare, che tu ci voglia aiutare tutti. Ma... Zitto! Mi sconcentro! Che cosa sta succedendo? State lì! Come state lì? Ho mal di pancia, ok? Sfondi la porta, boom! Ti cade di fronte, Enrico, proprio... davanti a pochi millimetri dai tuoi piedi. E vedete 5-6 guardie che cominciano a scendere. Che cosa sta succedendo là sotto? Io sono appoggiato così a loro. Io mi sposto di lato, tipo mi metto davanti ad Enrico, per fargli vedere che c'è Ziggy che si è liberato, no? Cioè che tipo è nella cella, però non è più legato. Sei, andate a chiamarne altri 20 che si è liberato il capitano Ziggy. Ziggy, sei tu che vuoi intervenire in questa cosa? Assolutamente sì, mi sono affacciato dicendo di chiamare il capitano. Ok, Ziggy, ti chiedo comunque di utilizzare panache e convincere, ovviamente. Vediamo se è veramente una leggenda. Assolutamente sì. Francamente. Prima di tutto mi vendicherò di ognuna delle vostre teste di cazzo che mi ha rinchiuso qua dentro, mi ha pisciato nel secchio in tutti questi giorni, settimane e mesi. Poi chiamerete il capitano e mi vendicherò anche di quella testa di cazzo soltanto perché mi sono fatto sua moglie, questo non gli dà il permesso di rinchiudermi qua dentro. Amen. Quindi muovetevi. Tipo, ti guardano tutti. Ma te l'hai fatto nella cabina del capitano mentre stava rubando? Non lo so, chiamami il capitano. Ma sua moglie, cioè, era consenziente, no? Assolutamente sì. Allora sei un grande. Ma non c'è problema. Ah, va bene. Una figura molto grossa, cioè non è molto alta, sarà tipo 1,80 m, ma è largo forse altrettanto a prima vista. Che cos'è questo casino? Vedete un enorme signore con la barba lunga fino al petto, con 2 pistole incrociate. Chi è che cerca il capitano? Nessuno. Io lo sto cercando quella testa di cazzo, e muoviti anche tu, portamelo qui, che cazzo stai aspettando? E vedete quando le guardie e comincia di allontanarsi? Mammolette! Io voglio usare un punto eroe, okay, per attivare il mio tatuaggio e rubare le pistole al tipo, con la mia rapidità. Ah sì. Quindi fare grazia e furto, ovviamente. Andiamo. Solo uno. Ragazzi, a un certo punto vedete Ziggy, velocissimo. Cioè, che era accanto a voi, ad un tratto... è di fronte alla figura, ma Ziggy ti afferra il braccio. Non si toccano le pistole di Duron. E da lì, signori, parte una scena d'azione.
Allora, dato che sto vedendo Ziggy che ha fatto questa cosa super eroica ma è anche in pericolo, penso che cercherò di liberarlo dalla presa. Ok, quindi vigore e rissare, sì. Allora, ho fatto 1, 2 successi. Io so che ci sono alcune cose che sono per sempre, per esempio una rotula rotta. Okay. Quindi visto che ho un pezzo di metallo in mano, io miro alla rotula di questo signore. Vigore su mischia, perché stai usando un'arma bianca. Sì, perfetto. E quindi ti tiro 6. 3 successi. Ok, 3 incrementi, 2 incrementi. Ziggy. Prima giuro di vendicarmi sul tizio perché ha osato toccarmi. Poi chiaramente gli darò una bella scossa che solo io gli posso fare. Visto che mi sta toccando, direi che... Non potrà evitarsela, quindi direi un vigore più rissa che vorrò menarlo fortissimo. Ok, Runo, tu sei dentro la gabbia. E basicamente non me ne frega nulla di quello che sta succedendo. E, cioè io ho interesse solo nel recuperare le mie cose. E sì, vabbè, la mia spada è un oggetto distintivo, però ora mi sembra un po' improbabile che appaia così in mezzo alle celle, visto l'oggetto che è. E ti volevo chiedere, potresti fare in modo che il tuo animaletto te l'ha portato. Appunto, ti volevo chiedere se c'è un oblò o una roba del genere all'interno della cella. Sì, c'è ovviamente. Allora la mia azione è semplicemente staccarmi Ventosa dalla testa e farlo uscire dall'oblò. Sai cosa fare? Recuperami la spada e la mia roba, dai. Nel frattempo provo a scardinare questa porta. Sì. Ok, allora lì in quel caso vigore e atletica. Tanto Ziggy mi pare che aver visto 3 successi. 3 incrementi, scusate. Prendo un dado per un punto eroe. Ok, e allora io vado di un punto. Allora, Ziggy e Runo, quanto hai fatto? Ho fatto un incremento. Mi dispiace, ma... cioè, ho fatto 2-1. Fatto. Quindi sono là, che ora si stanno menando tutti davanti a me. Io sono la Ventosa. Il mio Sturo Lavandini. Faccio un pezzo lo Sturo Lavandini. Inizio a cercare lo Sturo Lavandini. Come è descritto nell'oggetto? È l'oggetto distintivo. Allora lo trovi in automatico. Il vantaggio tu lo ce l'hai sempre. Improvvisamente appare. E allora io a una certa. Così. E mi giro ed è sempre stato lì nella cella da quando mi hanno portato. Mamma, ho dimenticato di averlo messo. Quindi mentre tutti si ammazzano, io in tranquillità con le mie gambe lunghe, se no del tabacco masticato, entro all'interno della cella, mi prendo il mio Sturo Lavandini e non è uno Sturo Lavandini normale. No, anche perché... Cos'è uno Sturo Lavandini in Navigavia? Cos'è un lavandino? Ma questo bastone con al lato qualcosa di caucciù gomma, forse, in diversi punti da cui passano delle corde che vengono attaccate al manico. E codesto è uno strumento da cesso, ma è comunque uno strumento. Ma suoni? Sì, signore, perché molto bello. Sono anche un bardo nel mio cuore. Grazie. E di Bizzi? 5 dadoschi e vi sono lo strumento. Ma com'è? Ah, hai tirato pure bello alto, perché ha suonato. 3 incrementi. Ora devo tirare io. Io aspetto. 4. Comincio io, quindi. Appena... Ziggy, tu appoggi la mano, senti tipo il ferro intorno al tuo polso. Il metallo. E cerca di darti un pugno con uno dei suoi incrementi. Lo prendo. Ok, ti fai una ferita. Dopodiché usa 2 incrementi per prenderti e lanciarti addosso ai tuoi compagni. Questo lo schivo. Quindi utilizzando 2 dei tuoi incrementi, schivi questa cosa e... cerca di prenderti, ma tu sei velocissimo, quindi tipo ti afferra e poi al solito come nei migliori cartoni lui tipo va in avanti. Abbiamo qualcuno che ci ha fatto fare un bel tatuaggino, eh? È solo un dono divino questo. Il dono di un puttanino?
prende la pistola e spara dritto verso la tua direzione. La prendo. Spara un colpo che ti passa accanto, ti prende strappandoti la tua giacchetta e lasciandoti una ferita. Mi spendo due incrementi, se posso, dimenticando certo. Se non posso, per farli saltare le pistole dalle mani. Crea anche questa automatica, insieme vantaggio, in pratica lui perde proprio le pistole dalla mano e non puoi fargli la ferita, però gli fai saltare le pistole in questo caso. E con il terzo incremento mi prendo una pistola, perché con la pistola sono un mostro. Ok. Io, continuando a suonare, sono... mi sto arrabbiando perché... c'è un rumore! Colta! Quello che faccio è lanciare il mio strumento affinché gli finisca in faccia. Ok, no, devi utilizzare i tuoi incrementi. Tu hai, okay, hai fatto tre incrementi. Tre. Quindi due incrementi per fare questa cosa, ok. E l'altro incremento te lo tieni? Per ora sì. Ok. Voi vedete che... sono arrabbiato. Gli va a finire una mentosa in faccia. E lì dico... ma che cazzo? E comincia a suona. E cercare di tirar via questa mentosa dal viso. Allora, lui ha due gambe, no? Sì. Perfetto, lo colpisco a entrambe, una volta sul retro del ginocchio destro, un'altra volta sul retro del ginocchio sinistro, con l'intento di farlo cadere. Ah, proprio lo vuoi mettere in ginocchio di fronte a Bibi? Certo. Oh, ok, quando per questo modo lì si fa anche due ferite, quindi cade a terra, tipo, ma che cazzo sono? E vedi, comunque, io sono alle sue spalle, gli metto tipo uno stivale sulla schiena e gli dico, chiedi scusa. Non ho capito! Che buffiate maledetti! Ha detto che buffoni bene. Ah, grazie! Bruno, tu in pratica è il tuo momento e mentre tutti i tuoi compagni sono lì che fanno quella cosa, tu tipo... cerchi di capire un attimo la presa buona. A un certo punto arriva la tua spada accompagnata dal tuo animaletto. Brava Ventosa, come sempre sei il migliore amico che ci possa essere e me lo riattacco sulla testa e poi mi riaggancio la spada, c'è tutta la cinghia, quindi me la riaggancio addosso e poi io vorrei usare in realtà il mio incremento per tirare via la porta della cella sostanzialmente. Ok. Allora, in realtà sarebbero due incrementi per rompere la cella, però lancia questi due dadi bonus, dato che comunque hai la tua arma. Un incremento. Perfetto, con i tuoi due incrementi riesci a scardinare la porta e proprio da dietro di voi sentite proprio... Se non sapete dove metterlo, si è liberato uno spazio qui. Beh, io mi stavo elettrizzando tutto, visto che... prima aveva toccato, però sono riuscito a schivarlo, visto ste ventose cose. Allora, voi vedete Zicky che adesso non solo è veloce, ma inizia a essere tipo ricoperto di fulmini. Mi spiace, ma questa cosa qua finirà in un lampo. E inizio a prenderlo a pugni tipo velocissimo e a elettrizzarlo con delle scariche elettriche. Voi avete finito tutti i vostri incrementi. Tu, Ciabatta, stai portando il incremento per cambiare il piscio. Zicky lo schiaffi di pugni. Dovete ridirmi i vostri approcci. Beh, io ora ho una pistola. Ok. Quindi oserei dire che il mio approccio è utilizzare codesta pistola per fare un buco in questo signore. Ok, quindi sarà grazie e mira. Ah, vabbè, allora il piede di porco è mio. Facciamo level up. Ho preso un piede di porco. Vigore. Sì, rissa più che altro. Perché alla fine è sempre senza armi bianche, quindi sì. Vai. Ok, ho fatto un incremento. Che sfiga! Sì. Io invece ti dirò, il mio approccio sarà questo. Io ora vorrò convincerlo a farlo entrare nella mia ciurma. Quindi penso che farò un panache più convincerlo. Ok. Assolutamente. Tre incrementi e poi io ti vendo sempre un dadino per un punto. Quindi vuoi darmi un altro punto pericolo? Ok. Bruno! In tutta tranquillità vorrei... scavalcarlo. Lui adesso è a terra, io gli voglio saltare sulla schiena con il piede e proprio andare oltre. Grazie atletica qua proprio. Allora sono tre incrementi. Io voglio legargli insieme i lacci delle scarpe. Ok, quindi direi grazie sì, atletica sì. Atletica sì, sì. Non incrementi. Io sto bene così. Ok, tocca a me. Utilizzo punto pericolo per raggiungermi 5 incrementi e utilizzo un altro per aggiungere due dadi e infine
E utilizzo un terzo per usare una delle tue abilità, che è quella di richiamare le sue guardie. Quindi io tiro 9 dadi. Vado a 9 incrementi totale. Ovviamente comincio io. Quindi uso il mio primo incremento per levarmi quella dannata ventosa dalla faccia. Utilizzo un incremento per lanciartelo addosso. Io sono la Kino. Quindi tipo. Quindi ti fai una ferita. Dopodiché utilizzo 2 incrementi per prendere Ciabatta, che gli sta ovviamente allacciando le scarpe, e lanciarlo via. Arrigo ha uno svantaggio perché lui si prende il botto, prende Ciabatta e te lo lancia addosso. Ma tutta Ciabatta? Allora, se arriva Ciabatta con tanto di ventosa qua è un unicorno. Sì, è un unicorno. Sarebbe molto bello dire che spendo il mio incremento, il mio unico incremento per rilanciare Ciabatta al mio stand. Allora, in realtà a me va benissimo, guarda, ti do anche un punto eroe perché mi fa un sacco ridere pensare che lui ti lancia Ciabatta, tu lo prendi e lo lanci indietro. E quando Ciabatta mi arriva contro, io lo afferro, dico colpiscilo forte, sempre! Lo stai aiutando! Ed è questa la leggenda di Ciabatta. Dopodiché comunque arrivano le 6 guardie che prima se ne erano andate e ora sono in scena. Ok, Lara, tu ti vedi lui che si gira improvvisamente verso di te, ti carica come un enorme cinghiale, dato comunque la sua stazza come un barile, e ti afferra per un braccio, cerca di strattonarti per levarti via la pistola dalla mano. Quando lui prova ad afferrarla, io hai presente tipo una specie di balletto. Certo. Se lui fa così e io faccio un salto indietro. Poi allunga l'altra mano e io faccio un salto indietro. Perfetto, allora lui arriva, il suo quarto incremento lo utilizza così, quindi vado a 5. Infine lui estrae una mannaia da dietro e comincia a vedere uno che gli passa accanto. E tu dove cazzo vai, pescione? E comincia a tirare un colpo di mannaia. Sì, lo prendo. Ok, utilizza un altro dei suoi incrementi per attaccare Runo di nuovo. Quindi un'altra ferita. E lui ti fa 2 tagli sul braccio cercando di fermare la tua avanzata. Sparo, secondo me, per esempio, di quei proiettili che rimbalzano. Perché io in realtà non voglio sparare per uccidere. Cioè, tipo, il proiettile rimbalza e inizia a fare tipo a destra e a sinistra, tipo Pirati dei Caraibi. Ok. Facendoli cadere, tipo, ai, oi, oi, e si inizia a rotolare per le scale. Ok, quindi quanti incrementi usi tu di loro? 2. Ok, 2 guardie vengono messe KO e i proiettili cominciano. Ti ho sentito proprio pim pum pim pum. Runo, prego. Sorrido mostrando tutti i denti. Vi conviene spostarvi? Ho mangiato scorfani più grosse di voi. Vedete, 2 guardie che cominciano a fare. Ma non mi pagano abbastanza per questa cosa e comincia a risalire. Che cazzo state facendo? Noi, tornate indietro! Io voglio usare invece tutti i miei incrementi sul nostro bel ciccione con le vecchie pistole e convincerlo a entrare nella mia scuola. Hai solo una possibilità, o ti unisci a me come hanno fatto loro o muori. Io utilizzo 2 dei miei incrementi per abbassare di 1 questa cosa che stai cercando di convincerti, quindi solo una ferita mentale, mettiamola così. Quindi una volta che arrivo là, arrivo già seduto a gambe incrociate con una ventosa sulla testa e quello che faccio è prendere i lacci e fare, signori e signori, un nodo Savoia. Col cazzo so sciogliere un nodo Savoia. E in questa cosa, utilizzi tu i 2 incrementi, lui è lì che tipo, come un'enorme palla da cannone che comincia tipo a cadere, a muoversi verso tipo, le gelle. Un'onda un po' più grande delle altre probabilmente sta muovendo un attimo il galeone e lui comincia a rotolare e vedete questo enorme barile come una lama che sta roteando in giro per la nave e vorrei fare un danno a Ziggy perché erano più accanto, quindi mentre sto per cadere, e a Ciabatta. Guardo uno dei tizi e gli dico: ancora non te ne sei andato? Perché il proiettile che continua a rimbalzare in quel momento lo prende. Ok, tu cade a terra. Io la guardo l'ultima guardia e gli dico: sai, normalmente quando la metà delle persone di un gruppo vanno giù, l'altra metà scappa. Cioè, tu già sei a 5 sesti. È coraggioso, ragazzo. Ti colpisce con la lancia, facendoti una ferita. Il quarto mazzo sarà pieno di me. Il nostro personaggio, mentre sta rotolando,
a un certo punto sentite un enorme vuoto per venire da sotto, come se ovviamente le onde si stessero infrangendo fortissime contro la nostra nave, e ad un tratto il barile volante sbatte contro una delle pareti dove c'era anzi l'oblò e sfonda l'oblò ed esce fuori, e mentre esce fuori dal galeone sentite ci rivedremo! Il poverino è caduto in mare con le scarpe legate. Sì. Non so se lo rivedremo. E dall'alto sentite uomo! Sì, è il padre nostro! Mentre sono tutti là. Che concetto, dal buco che ha aperto il nostro quartiermastro, che fuori la marea è bella mossa. Ma quanto siamo a largo? Siete bello, molto a largo. Parecchio a largo. E a un certo punto sentite proprio tutta la nave che comincia a piegarsi verso un lato. Runo, tu che ovviamente sei uscito fuori, vedi tutti quanti, senti le guardie che cominciano quasi anche a ignorarti e cominciano ad andare in giro. Vai, tirate giù le vele, forza! E cominciate, vedi tutti che ti stanno ignorando e cominciano a camminarti intorno e senti fulmini, tempesta. È strano. Il cielo era bello limpido quando sei arrivato, non c'era questa idea di tempesta nell'aria. Tu sei un uomo pesce, quindi le sento queste cose. Il tuo ginocchio ballerino per queste cose le sento. E vedi che sopra la nave un enorme cumulo di nuvole si sta girando intorno ad esse, e l'acqua sotto è di un colore che tu non hai mai visto. È nero, scuro, quasi come se fosse petrolio. E senti una litania in sottofondo. Da dove proviene? Sembra che sia tipo ovunque. Come se il vento accompagnasse questa litania. Ehi, compare, che sta succedendo? Non lo so, ma dobbiamo cercare, c'è una tempesta, non ce l'aspettavamo. Non siamo pronti per... Tu dovresti stare giù! Sì, sì, a proposito di quello, ci sono dei fuggitivi e a quel punto lo voglio tirare, cioè per il bavero, tirarlo così per spingerlo verso la balaustra della nave e farlo cadere fuori bordo. Sì, ovviamente. Ah! Tecnica, sì. Bravo. Riesco, cioè immagino che ad occhio riesco a individuare dove potrebbe essere il capitano, la cabina o se al timone. Secondo il galeone c'è ovviamente la stanza del capitano, come nella tua immagine c'è la stanza del capitano, la cabina del capitano con sopra ovviamente il timone, e vedi lì una figura che è lì con il timone che sta comandando, e accanto c'è un'altra figura vestita molto bene con un bastone dritto, vedi come se non avesse paura. Ed è lì che addirittura sta leggendo un libro, quindi le pagine ogni tanto si ferma, lui è lì che sta leggendo, mentre l'altra persona al timone, Comodoro, lo prego, ci aiuti. E allora io mi avvicino proprio, mi incammino con nonchalance verso di loro. E tipo la gente mi corre incontro, io la scanso normalmente, cioè non me ne frega proprio nulla, e quando arrivo lì davanti alla porta e sopra appunto c'è il palchetto con il timone, alzo lo sguardo e faccio: capitano, non credo che si dovrebbe uscire in mare con questo tempo. Mentre tu fai questa cosa, ovviamente Todd, ci sono i nostri compagni. Certo. Si è reso l'idiota o non sta ancora combattendo? Ah sì, ovviamente appena vede la scena si è unito alla nostra turma adesso. Infatti glielo chiedo, come ti chiami? Io mi chiamo François. Mi volto verso Tiggy. Ti non piacciono, più, ora sarai ti piacciono gli uomini che si chiamano François o lo scartiamo? Mamma mia, odio le persone che si chiamano François. A Rigo non piacciono, io non ho sentimenti positivi o negativi nei confronti degli uomini di uno François. Ha capito che dobbiamo fare? Dobbiamo capire se dobbiamo arruolarlo o ucciderlo. Come ti chiami? Può essere sempre François.
quel nome di merda. Mi alzo e me ne vado. Appunto, vabbè, facciamo che lo arruoliamo se cambia nome. Esatto, come che nome ti piace, Enrico? Cornelius. D'ora in poi ti chiami Cornelius. Oppure ma... puoi morire. Mi chiamo Cornelius. No, andiamo, Cornelius. Sono Cornelius. Ottimo. Cornelius. Ci sono le scialuppe di salvataggio su questa nave, Cornelius? Sì, ci sono. Sono su vicino alla cabina del capitano. Portaci alle scialuppe di salvataggio. Che dici? Così ce ne andiamo, Ziggy. Arrivo? E basta. Assolutamente. Però prima devo fare una capatina alla stanza del capitano. Io. Ok, noi smontiamo la scialuppa intanto. Benissimo, tanto farò in un lato. Ciabatta? Sì. Io sto camminando, ciabatta. Vieni con noi o alla scialuppa o te ne vai con Ziggy? Grotto alla ventosa. Dai, vieni ciabatta che ti indosso. No, andiamo. Mi sono tutto con voi. Beh, io comunque guadagno un punto eroe perché un tizio si è unito alla mia scialuppa. Okay. Perfetto, quindi allora posso usare il mio punto eroe per muovermi velocemente e andare nella stanza del capitano. Perfetto, allora Ziggy, tu sei un fulmine, vedete proprio, anzi, addirittura vedete i suoi tatuaggi che si illuminano perché scatti velocissimo. E voi salite, ovviamente, e anche voi cominciate a sentire, tipo, fuori questo enorme turbinio d'aria, la cantilena. E le nuvole non hanno i soliti fulmini normali, sono strani, sono verdi. Emana una luce proprio verde fosforescente ogni volta che uno di questi fulmini fuoriesce dalle nuvole sopra di voi. Secondo me sta piovendo! Io guardo Arrigo e gli dico: vista la tua barba, probabilmente sarai un mago. È magia? Lara, ti prendi un punto eroe perché è bellissima questa cosa. Un mago, ma non ho studiato questo tipo di magia? Sì, purtroppo sono tante magie diverse. Porca miseria, vabbè dai, non fa niente. No, vabbè, ma comunque sono anche tanti tipi di barba. In ogni caso io stavo pensando, non possiamo lasciare Ziggy da solo. Ci manca il pesce! Dov'è il pesce? Io non ho idea di dove sia il pesce. Vabbè, tu vai a salvare Ziggy da se stesso. Io, ciabatta e Cornelius, andiamo a salvare la scialuppa. Agli ordini di nuovo così. La scialuppa! prendo un punto eroe perché torno indietro, perché nonostante il pericolo ancora in corso, torno indietro per aiutare un compagno e si rifiuta di abbandonarlo. Okay. Giusto. Giusto. E corriamo alla scialuppa intanto, okay. Noi. Dai, mi fermo, aspetta però il tizio che stava gesticolando con le corde, quindi corro. Che stai facendo? Sto tirando giù le vele, dobbiamo andare. Datti la randa con questa tempesta. Tipo lasciala la corda, vedi, tipo la vela e corro via. Bruno, tu ti trovi di fronte al Commodoro che è lì, chiude il libro mentre il vento, e c'è il capitano che quasi sembra non colpito dal vento e sta scendendo la scalinata laterale. Poi tipo un attimo il vento, poi di nuovo scalini scivolosi, sì. Sono bagnati. Ma scusa, ma è la scena quella del meme che sì. C'è il tizio che scende dalle scale? Sì, ti fai vedere alcuni pezzi della nave che cominciano a volare. Tu, il tuo compito è stare sotto prigionia, non dovresti stare qua. Capitano, con tutto il rispetto, ma non so Commodoro. Se è una Commodoro. Va bene, non so se vede, la sua nave sta colando a picco e qui l'unico che sa parlare con i pesci sono io. Guardi intorno, effettivamente tutto vede l'enorme vela maestra che comincia di e sta andando. Ma guadagni il punto eroe ora. Cosa è successo? L'eroe tiene un punto eroe quando non è capace di governare le protezioni, c'è la lira causando guai. Ok, sì. Ma io tipo sono passato di fianco a Runo. Tu in pratica sei velocissimo, non si accorgono quasi neanche di te. Sì. No, entro nella cabina perché spero che ci sia una cabina. Allora, tu entri nella cabina di botto, nella cabina del capitano c'è la moglie del capitano che è lì, che sta mettendo tutte le sue cose all'interno di una borsa. Ehi! Amore mio, aspetta, prima devo prendere una cosa e cerco subito l'oggetto che avevo addocchiato. L'enorme mappa sta proprio dietro quello che è il tavolo, la scrivania del capitano.
C'è questa mappa che è completamente incorniciata. Capisci che ha un valore enorme ed è molto antica. La prendo su, la rotolo, poi afferro e faccio: amore mio, unisciti a me. Tu, sì, uno, sì, sì, ad un tratto, vedi tipo la porta che si apre, si chiude. Probabilmente è stato il vento della... Sì, sì. Il vento. Non importa, le navi si ricostruiscono, ma i prigionieri devono stare sempre al loro posto. Con tutto il rispetto, Commodoro, e le assicuro che non ne ho, lei è veramente un imbecille. Il suo bastone improvvisamente diventa una lama. Mette sul braccio sinistro dietro la schiena e poi ti impone la tua lama verso di te. Quindi, torni al tuo posto e poi si rimette dritto. Oh, hai voglia di morire. È davvero necessario tutto questo? Per l'uno, l'onore del Commodoro Dulavil, della nave indistruttibile King's Chain, questo è altro. Vanguard! Io faccio un paio di passi indietro, tanto sono sicuro che non riuscirà ad arrivare a me senza prima cadere. Era un libro interessante il suo, Commodoro? Sì, era un libro sul sushi. Ah, questa è veramente una battutona, davvero. Sì, la prima volta che l'hai sentito. Noi dell'Impero Alloide siamo famosi per le nostre battute. Dal fondo si sente ciabatta, ah, sì, minchia! Vabbè, io... qualche disturbo allora, buon affondamento. Tu te ne vai con... Certo, io mi giro. Tu arrivi no, e vedi che c'è il Commodoro davanti a Runo con la lama dritta. A un certo punto Runo che si gira e si allontana. Anche tu punta la lama verso di te. Tu devi stare nelle celle. Oh, no. Evidentemente non sono nelle celle. Il Commodoro Vincent Dulavil ti ordina di tornare nelle tue celle. Aspetta, sei dell'Impero Alloide? Sì, certo, non si vedeva? Questo è un cretino, io te lo senti, dico. Coso, io ho da fare. Sto cercando una persona, non posso perdere tempo con te. Non è perdere con me, tempo con me. Duella contro di me all'ultimo sangue, in questo... campo di battaglia che verrà ricordato per sempre. Va benissimo, ma non ho un'arma bianca. Ah, questo è vero. Sarebbe... Leale. E a un certo punto ti senti tipo la donna antimare e gridare da dietro... Oltre la tempesta. Sì, esatto. Io mi sposto proprio davanti alla porta e la braccia conserva. Sì, vai mia cara, vai! Cosa sta succedendo? Niente, stavamo parlando. No, mi avevi sfidato a duello. Adesso dobbiamo sfidarci. Ziggy! Sì, mia cara, il mio duello è qui! Il pirata Ziggy è scappato dalla prigione! Capitano! Ma di chi stai parlando? Ma lui ti vuole spostare. No, non glielo permetto. Sono una montagna, non mi può spostare. E dico, no, per favore, sono molto sensibile quando uno dell'Impero Alloide mi tocca, veramente, potrei diventare violento, ok? Allora, qua stiamo andando oltre la tempesta, ok? Va bene che voi siete fuggiti, va bene la tempesta, ma non un'altra volta mia moglie. Allora, io quello che voglio fare è urlare, ma non c'è nessuno che sta guardando la nave, e dargli tipo una ginocchiata sulle palle. Lui si gira, che sento? Cade a terra, lei a terra, oh, non dimenticare il mio nome, Vincent Dulavil. E io vorrei uscire con la moglie in questo momento, proprio mentre lui sta dicendo sta cosa. Ok, amico, ti trovi Ziggy, ovviamente abbastanza contumato. Ma provato. Mi giro verso Ziggy e la signora e dico: gli altri sono alle scialuppe, non ho idea di dove sia l'uomo pesce. Perché è passato. È passato di qui, ma non so più dove sia. No, in realtà se si ricordate intorno io sono lì piegato da una parte. Perché lì? io guardo i marinai che ci sono intorno qua. Chi si unirà a me verrà salvato. Scegliete. Tipo, però lo dici, però la tempesta è sempre più forte, quindi c'è la gente, aiuto! E tipo, vedi uno che tipo viene tirato via dal vento e attaccato a una delle corde.
ciao Vincent. E lei cammina con te accanto. Lui è te. Addio Vincent. Oh, no. La mia nave, mia moglie. Ciao Vincent. Tu come ti chiami? Arrigo Cornelius Falustro, per servirti. Arrigo, mi ricorderò di te. Non ti dimenticare di me. Mai. Tutti e sei siete alla scialuppa di sette. Sette, c'è anche la signora. A tutti e sette, bello, c'è anche la signora. Che è stretta sta scialuppa, Quanto poco mi convince il mare? Molto poco. No, salgo anche sulla scialuppa, sennò mi sarei buttato. Beh, la caliamo. Ok. Mentre state calando la scialuppa, Ziggy, tu in fondo alla prua, vedi quella che è una figura che riconosci, che hai già visto. La tua vecchia amante che ti ha fatto i tatuaggi, è lei che capisci che sta cantando. Vedi i suoi occhi completamente luminosi, la sua bocca semiaperta, che sta appunto facendo questa cantilena, e dalla quale proviene anche da lì questo stesso colore dei pulmini in cielo, e i suoi capelli, che sono in pratica un ammasso di rasta, comincia più o meno ad agitarsi verso l'alto. Dell'orecchio, Ziggy, ti arriva un sussurro insieme alla cantilena. Non uscirai vivo da qui. Lo dicono tutte. E ad un tratto la cantilena si blocca, voi state calando la scialuppa, un'enorme onda si infrange contro la nave, la nave si piega tutta verso la vostra direzione, un sacco di marinai cominciano a cadere in mare, ovviamente vi siete dimenticati di tutti gli altri prigionieri che c'erano sotto. Anche la vostra scialuppa di salvataggio ovviamente si ribalta, dato che ormai la nave si piega in maniera irreversibile, e cadete tutti quanti all'interno di questa enorme pozza nera. Non riuscite a vedere nulla, sentite soltanto il respiro che vi manca, e la sessione di oggi termina così.